E what a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su God of War. Vi ricordo ragazzi il vostro sostegno qui like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimo e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ma eccoci qua di ritorno signore e signori. Dopo che la volta scorsa alla fine nella stanza segreta di Odino abbiamo scoperto un altare che Odino stesso aveva trafugato per cercare di coglierne il significato, ma non c'era riuscito perché in quell'altare ragazzi Tyr aveva nascosto una specie di segreto e siamo riusciti a coglierlo ovviamente grazie a Mimir, fortunatamente ragazzi, e al suo occhio sbrilluccicoso, grazie anche all'aiuto di Brock e Sindri perché ci servivano proprio per fabbricare questa specie di chiave che poi ci ha dato accesso ad un'altra camera di Tyr che si collegava direttamente alla sala che unisce praticamente tutti i regni ragazzi, e dopo varie vicissitudini Kratos con i suoi incredibili muscolazzi è riuscito a ribaltare letteralmente il tempio ed è proprio lì che dobbiamo prendere un oggetto misterioso lasciato lì da Tyr. Quindi ragazzi l'ultima volta esattamente ci eravamo salutati qui, infatti il nostro obiettivo attuale è ottenere l'oggetto misterioso di Tyr. Io sinceramente non vedo l'ora di scoprire cos'è. Andava capovolto. Guarda, quell'albero a testa in giù. O siamo noi? Non lo so più. Mamma mia, non si capisce niente, in effetti. Vabbè, dopo averlo capovolto, ragazzi, è tutto all'incontrario di regola. Quindi vediamo finalmente cos'è questo oggetto. Sono curiosa di scoprirlo. Una luce. Ragazzo, il tuo pugnale. Trey. Che cos'è? Una allora, pietra? Che cosa abbiamo? Una specie di pietra del viaggio. Fammela vedere. E forse quella segreta per arrivare a Jotunheim. Per la grande Audumbla. Questa è la pietra dell'unità. La conosci? Non ero sicuro che esistesse. Se Tyr la possedeva, si spiega come potesse visitare tutti i regni e altre terre, per di più. La conservava nel pannello rubato da Odino. Sì. Sì, è così, ho capito adesso. Ritraeva Tyr che camminava nel regno tra i regni. Sai che non si deve deviare dalla retta via? Beh, Tyr seguiva sempre una strada tutta sua, se capisci che intendo. Il regno tra i regni. Ok, vabbè, aveva modo di farlo. Ecco, di deviare dalla retta via. Grazie a questa pietra magica, se vogliamo chiamarla così. Quindi, esplora il regno secondo tra i regni. Figurava Tyr che scendeva da un ramo dell'albero del mondo? E pensi che allo stesso modo potremmo raggiungere il sentiero per Jotunheim? Sì. Oh cielo, okay. Era questo che avevi in mente, vero? Beh, non so neanche io cosa avere in mente, in effetti. Cioè, talmente tutto intrecciato. Bene, che... io preferirei che per ora non ci buttassimo giù dall'albero del mondo. A tempo debito. Ah, davvero? Vieni, figliolo. Che fai? Cosa vai facendo, figliolo? Figliolo! Vediamo un po', ragazzi, l'obiettivo ci porta di qua, quindi seguiamo l'obiettivo, si sta riducendo la distanza, quindi probabilmente è di qua che dobbiamo venire. Ok, siamo pronti per fare... Ah, ok, dobbiamo usare questo passaggio. Daresti un'occhiata a questo? Cosa avete per il vecchio Brock? Oh, ciao ragazzi, ma quanto siete belli che lavorano insieme, quanto sono teneri ragazzi. Vabbè, non ho tempo da perdere, voglio assolutamente scoprire che fa sta pietra. Perfetto, il regno tra i regni è proprio qui ragazzi, quindi prepariamo le chiappe e andiamo. Se stai pensando di scaraventarci nel vuoto, spero che tu ne sia sicuro. Non era un'idea tua, trovare la propria strada. Ridicolo.
Porta la pietra dell'unità al precipizio. Ci dobbiamo scaraventare nel vuoto davvero? Dall'albero del mondo? Io pensavo fosse stato detto giusto così per dire. Invece va bene. Va bene. Qui è dove Tyr andò oltre e la pietra dell'unità lo protesse. Pronto? Pronto. Beh, se è la nostra ora, è stato un onore. Abbi fede, Tessa. Reggiti, figliolo. Abbi fede. Ma è incredibile! Pensavo ci sarebbe stato un ponte! Oh, perché ho la nausea se non ho lo stomaco? È stato strepitoso. Guarda. Concordo. La torre. Sapevo che c'era qualcosa qua giù. Magnifico. Come nascondi una cosa che esiste in tutti i regni? La scagli via nello spazio tra i regni. Tyr, vecchia volpe. Vecchio volpone. Ne Ma sapeva no, una si più passa del per diavolo. Vanheim per arrivare alla vetta di Midgard. Ma come lo usiamo? Direi di dare un'occhiata dentro. Sì, sì, adesso andiamo. Le sfide di Tyr non sono mai facili come sembrano. L'avevo ce ne notato. Siamo accorti, infatti, dalle sue camere. Però, regà, sto Tyr, cioè, ne ha combinate di cose fighe. E arrivare qui è stato bellissimo, insomma, è stato molto entusiasmante fare questo salto nel vuoto. Roba molto mistica, davvero bello. E qui c'è la torre per Jotunheim. La torre che manca a Midgard. Adoro, adesso dobbiamo vedere come finalmente andare dall'altra parte. No, vabbè, raga, non sto più nella pelle. Cioè, ogni volta succede qualcosa che... Oddio, cosa succede dopo? Come va avanti? Come procede? Andiamo. Sicuramente non sarà semplice. Com'è? Non c'è molto dentro. Il piedistallo. Il piedistallo. Usa la pietra dell'unità. Va bene. Perché ci sono una gemma vitale e una gemma dell'ira qua buttate così a caso? Non credo sia un buon segno, ma adesso... Guardiamo, figliolo, sto facendo varie considerazioni. Ecco, allora. Oh no, ha preso la pietra. Sì, se la torre assorbe l'energia della pietra. Sta succedendo qualcosa. Si muove. Si muove. Sa cosa fare. La pietra è servita al suo scopo. Stiamo compiendo l'incantesimo di Tyr. Ora che succede? Non ne ho idea. Ma dopo quel volo sono certo che il peggio sia passato. Ne siamo sicuri? Ne siamo sicuri? No, è decisamente peggio. Ok. Direi. Wow, 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 wow. Arrivano così di prepotenza, così violenti. Sì, sì, sì. Oh, oh. Mazza. Quanti sono? Oddio! Oh, no! Col vostro veleno puzzolente, statemi alla larga! No, meno male che è finita. Siamo sicuri? Sia finita? Perché non si è mai troppo prudenti. Ora ecco dove là. Siamo? Oh, direi Alfheim. Ah, il gelo di Alfheim questo. Era ad Alfheim che... No, non è Alfheim che c'era il gelo. Alfheim c'erano gli elfi. Esatto, è stato probabilmente tipo il primo regno che abbiamo visitato, credo. Wow, 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 che bello che sei. Ma sei bellissimo. Oh, sì, sì, ecco, me la sono presa dritto in faccia. Via qua, bello. E mi sfugge alle mie lame. Da quando sono diventati due? Pure gli incubi ci mancavano. Ehi, sto cercando di colpire nemici a distanza, voi siate maledetti. Sì, lo vedo ragazzi, lo vedo, io uso questo. Bam. Via qua, bello. Oh, non volevo usare l'ira, ma niente raga, ho premuto per sbaglio, forse è meglio così. Via qua, bello, bello, bello. Ok, meglio colpirlo il più possibile, ecco, prima che finisca.
il momento. Tra l'altro, ragazzi, giustamente qualcuno di voi mi ha consigliato di potenziare gli attacchi runici, perché si possono potenziare. Grazie, grazie Mimir, è davvero gentilissimo. Lo vedo, figliolo, lo vedo. Vai, colpiscilo, ragazzo, vai. Super attacco runico. Ecco, è sfuggito perché vola il maledetto. E ecco perché c'era la gemma vitale qui, ragazzi. Che prepotenza. Di nuovo. Oh, è supero. Chi è qua, maledetto? Ok. È stata dura. Dove credi che ci porterà tu? Non lo so, non ragazzi. Non lo so. È Lime, probabilmente. Questo sì, questo è il colore di Lime, oh, ragazzi. Siamo di nuovo a El. Oddio. Oh, arrivano. Aiuto. Concentrati. Ci provo, ci provo. Sei pronto, ragazzo, mi raccomando. Non mi deludere. Vai. Super attacco runico. Ah no, non si è ancora ricaricato. Ok. Oh, è quello grosso, è quello grosso. Ai. Vai. Ok. Ok, ci stanno alcuni nemici che sono un pochettino più tosti, ragazzi. E basta questi, con questi scudi, quanto sono antipatici. Mamma mia. Grande figliolo, grande, gli hai dato il colpo di grazia. Sono molto orgoglione. È stato sufficiente. È stato sufficiente? Che manca ancora? Dio santissimo. Luce rossa mai buona. Muspelheim non promette bene. Muspelheim? Madre, occhio! Ma non ci siamo stati a Muspelheim. Si è arrabbiato tantissimo. Ne è arrivato anche un altro. Che bello. Aia. Assorta. Oh, ma che bello. Ma che meraviglia. Ok, andiamo, ragazzi. Usiamolo. Usiamo questo qua per andare a colpire il mostrone. Ecco. Gli ha dato solo un paio di colpetti. Vabbè. Che mi viene attaccato a te? Non vedi che sto facendo? Ammazza, ma questo è fatto di fuoco, fermi. Questo è fatto di fuoco, ragazzi. Conviene usare l'ascia. Assoreta. Infatti, aia. I danni da gelo sono più efficienti, ragazzi. Ammazza come urla lui. Che cattivo. No, no, non ci provare. Non ci provare. Non ci provare. Su, su, su. Oh, questo ha fatto male. Dietro di me. Ok, sì, sì. Fermo un po'. Ok, ok, è arrivato il tuo momento, zio. Vai, colpisci. Ok. Bellissimo. E adesso? Ci siamo fermati, credo sia finita. Sì, ma dove siamo? Siamo per caso a Jotunheim? Ma perché farci fa tutto sto macello? Cosa ho preso? Attacco runico leggero. Vediamo un po', ragazzi. Questo per le lame del caos, devo dire che non mi sembra male, anzi mi piace più di quello che ho attualmente, quindi lo equipaggerò, ragazzi, e tra l'altro, visto che ci sono, lo potenzio, quindi premendo nuovamente R1 dopo il primo fendente si esegue un secondo attacco, quindi questo comunque è utile. Vediamo l'attacco runico pesante, ragazzi, aumenta notevolmente la grandezza dell'esplosione, me lo compro e come.
Perfetto, quindi per quanto riguarda gli attacchi runici delle lame del caos, per ora siamo a livello 2. Per quanto riguarda l'ascia, ragazzi, ah, il potenziamento di secondo livello l'avevo comprato, perfetto. Quindi aumenta notevolmente il raggio e i danni da gelo dell'attacco iniziale. Io direi di comprarlo. Perfetto, e per quanto riguarda quello leggero, direi che per 1000, ragazzi, lo potenzierò. Posso caricare l'attacco tenendo premuto R1 per aumentarne la portata. Perfetto, fantastico. Quindi, adesso è il momento della verità, ragazzi. Dobbiamo scoprire se siamo riusciti ad arrivare a Jotunheim oppure no, dopo anche queste prove che abbiamo affrontato. Oh, siamo di nuovo a Midgard. Il ponte. Ce l'abbiamo fatta. La torre è di nuovo al suo posto. La sala del viaggio di Tyr ci porterà a Jotunheim. Fantastico. Come l'ha fatto Tyr? Odino sospettava che i giganti custodissero in segreto i resti dell'essenza creativa primordiale degli Jotnar. Ciò di cui sono fatti tutti i regni e da cui è stata creata la pietra dell'unità. Dovevano essere disperati se si erano fidati di un estraneo come Tyr. Ok, ragazzi. Quindi, questa cosa non ci ha portati a Jotunheim, ma ha fatto sì che la torre tornasse a Midgard. Questo quindi ci permetterà di viaggiare attraverso la sala dell'albero del mondo ed arrivare attraverso questa torre proprio a Jotunheim. Il serpente del mondo lì sullo sfondo fa la sua porca figura, devo dire, anche se è abbastanza inquietante ogni tanto, però sono dettagli. Quindi direi che possiamo correre verso la sala che attualmente ci interessa. Mi chiedo se ci saranno altre interruzioni prima di riuscire ad arrivare lì o se andrà tutto liscio. Solitamente non va mai tutto liscio, ragazzi. Quindi, attualmente direi che siamo a posto così, ragazzi. Ma siete bellissime insieme, veramente, lasciatemelo dire. Ci siamo. Non so cosa troveremo a Jotunheim, ma dobbiamo coprire le nostre tracce. I corvi diranno a Odino che la torre è tornata e i nostri sforzi non devono andare a suo vantaggio. Certo. Ok, perché Odino il dio degli dei, sa sempre tutto, il malandrino. Quindi Odino è il malandrino. Fa pure rima, manca a farci apposta. Io, ragazzi, sono molto emozionata. Perché di regola stiamo per riuscire a raggiungere finalmente la destinazione che aspettavamo. Quindi l'emozione c'è, ragazzi. Eccola lì. Adesso risulta anche qui. È arrivato il momento, ragazzi, di viaggiare verso Jotunheim. Ci siamo, andiamo! Dimmi che andrà tutto bene. Secondo, aspettate, non funzionerà. Perché cosa? No? Manca il cristallo del viaggio. Tyr avrà usato i suoi stessi occhi per rifrangere l'energia. Non male. Ma quali gli stessi occhi? Ho un occhio, uno solo. Odino mi ha cavato l'altro proprio per impedirmi di viaggiare. Scusate, pensavo avrebbe funzionato. Che ne ha fatto Odino del tuo occhio? Se l'è tenuto. L'ha nascosto da qualche parte, temo. Siamo arrivati fin qui. Troveremo un modo. Ascoltate, è un azzardo, ma per anni ho visto Sindri e qualche volta Brock curiosare vicino a quella montagna quando arrivava Odino. Forse sanno qualcosa. Brock e Sindri. Jotunheim è vicino, mai abbastanza vicino, porca paletta. Niente, di nuovo, ragazzi, non c'è data la possibilità di andare in sto benedetto regno dei giganti. Bisogna trovare l'altro occhio di Mimir, che guarda caso è stato preso da Odino. Odino il malandrino, il simpaticone, e se l'è tenuto. L'ha nascosto. Vabbè, vediamo che hanno da dirci Brock e Sindri, ragazzi. Ragazzi, ho una domanda. Dove possiamo trovare l'altro occhio di Mimir? Non spingere. Dai, Sindri, su. Mi dispiace. In effetti Odino mi chiese... Voleva che ricostruissi...
Molto bene. Me lo fece vedere e io... E tu? Rifiutai. Scusate, perdonatemi. Non è stato molto utile. No, beh, sai, fu quella volta in cui Odino mi venne a cercare per costruire una statua con uno scomparto nascosto. Okay. Siccome non si trattava di armi e gli Aesir non erano altro che un mucchio di stronzi imbutterati, anch'io rifiutai. Okay. Ma so che venne costruito lo stesso. Okay. Che statua era? È quella di Thor, quella nel lago con gli attributi in mostra. Ah. La statua mangiata dal serpente. Quella che ha distrutto il serpente. Ora va meglio. E come facciamo a guardare dentro al serpente? Dentro. Oh no! Ecco qua. Andiamo a vedere che cosa ne pensa il serpente del mondo. Va bene. Fantastico. Bene, guarda ragazzi, caso. Non so cosa ci riservi il futuro. Ma ora è il momento giusto per preparare al meglio l'equipaggiamento. Se dovete fare qualcosa, fatelo adesso. Io ve lo consiglio. Brock, abbiamo trovato una cosa. Perché questo suggerimento? Materiale per costruire? Non è che magari d'ora in avanti non si potrà tipo più tornare a potenziare l'equipaggiamento. Però ragazzi, cioè, porca paletta. Guarda caso è stata costruita sta statua. Guarda caso la statua che si è mangiata il serpente. Ah, che bello, che bello. Allora, vediamo un pochettino cosa possiamo potenziare, ragazzi. Attualmente possiamo potenziare i bracciali del serpente del mondo. E questo ci dà più 2 di forza, più 2 di runico, più 2 di difesa. Perché no? Visto che ci siamo, va benissimo. Dopodiché, per quanto riguarda, ragazzi, pomodere lame e pomodere lascia, non posso potenziare nulla perché non ho abbastanza materiali, ovviamente. Possiamo potenziare la faretra di Atreus. A sto punto, perché no? Ecco fatto. Io credo che per quanto riguarda i potenziamenti, ragazzi, siamo a posto così. Volevo ridare uno sguardino alle abilità, che ragazzi, non voglio comunque comprare abilità che so benissimo che non mi ricorderò di usare effettivamente. Mi sembra un po' uno spreco. Cioè, sono talmente tante veramente le cose che si possono fare che io non so come faccia uno a ricordarsele tutte, in effetti. Quindi direi che lascerò le abilità così come stanno. Quindi è arrivato il momento di tornare a parlare col serpente del mondo. Di nuovo al corno. Sì, torniamo al corno, così richiamiamo l'attenzione del serpente del mondo, che se no potrebbe anche tranquillamente non accorgersi di noi, visto che per lui siamo letteralmente pulci. Quindi eccoci qua, solleviamo staffare, torniamo di sopra, speriamo che sia di buon umore. Pronti? Pronti, prontissimi, vai! Buondì! O statu inismo tutto fa. Statua è scomparsa. Lui pensa che sia ancora nel suo stomaco. Ha aperto le fauci perché entriate dentro la bocca per dare un'occhiata. Davvero? Comunque, neanche lui ne è così entusiasta. Che me stai a di? Che cosa dovrei fare? Naviga nella bocca del serpente. What? Ma lo facciamo davvero? Ci faremo inghiottire dal serpente? Puoi non venire. Io non me lo perdo di sicuro. Beh, allora, è abbastanza disgustosa come cosa, anche perché io non oso lontanamente immaginare che alito abbia il serpente del mondo, visto che è vecchio più del pianeta stesso fra un po'. Ovviamente per esagerare. Quindi già quello, vabbè, punto uno, la fiatella micidiale, quindi probabilmente uno potrebbe morire anche solo avvicinandosi. Ma proprio l'idea, cioè, di entrargli, capito, negli organi interni. Sicuro che sia una buona idea? Che altre scelte abbiamo, figliolo?
Nessuna, anzi, è così gentile da restare lì con la porta aperta. Sono stato in tanti luoghi strani, ma questo non scherza. Sì, neanch'io sono mai stato nella pancia di un gigante. E tu? Non di uno che non volesse mangiarmi. È una reazione prevedibile a questo. Scusate ragazzi, ma è pazzesco quello che sto per fare. È pazzesco! Ci siamo! Non chiudere! Follia. È follia incredibile, è follia bellissima. Siamo nel ventre del serpente del mondo, ragazzi. Non si vede la mazza, non vi dico la puzza. Ma è incredibile, stiamo navigando nei succhi gastrici. Dei sogni non bisogna. Non ho paura, mi ha solo fatto ricordare come mi sentivo quando ero bambino. Ok, ma... Troviamo la statua. Cioè, se dovessimo raccontare questa cosa a Sindri, penso potrebbe stare male per una settimana, ragazzi. Oddio, no, non si passa di qua. Cioè, ci sta di tutto qua dentro. Ovviamente, vabbè. Per un serpente gigante che ingoia una statua, figuriamoci. Cioè, veramente possiamo aspettare di trovarci di tutto. Tra l'altro sto navigando un po' completamente alla cieca, non un pochettino, completamente alla cieca, ragazzi. Provando a seguire l'obiettivo. L'odore è migliore di quanto pensassi. Ricorda la birra allerica che fermenta. È piacevole. Sei così strano. Cos'è? Questa cosa che sbrilluccica? Ah, qui l'acqua sembra che bruci. È acqua, non è vero? Sì. Come puoi pensare che sia acqua, ragazzo? Sai cosa c'è dentro uno stomaco? Succhi gastrici. E sono anche davvero tanto acidi, ragazzi. Quindi mi chiedo come possiamo riesca la barchetta a resistere. Attracchiamo, vabbè. Vediamo un po' cosa riusciamo ecco a trovare. Ok, non l'ho visto, ma... Intanto apro questo. Quel martello. Dov'è il martello? Ah, è proprio là sopra. Ma dai, davvero. Allora, qui abbiamo preso sto affare e va bene. Ma qua non c'è altro. Quindi credo che dobbiamo riprendere la barca, ragazzi. E dirigerci verso il Mardello, che è proprio qua. Per lui, come, insomma, è come aver ingoiato una caramella Golia, una roba del genere. Cioè, non gli è rimasta un po' troppo sullo stomaco tutta sta roba? Perché c'è pietre, massi, cioè capisci? Vedo qualcosa là! Sì ragazzo, io vedo che c'è un intero sistema funzionante di non so che. Ok. Ah ok. Forse è utile che sia qui questa. Perché io l'ho fatta arrivare fin qui, ma non so se è giusto che stia qui. Perché comunque dobbiamo trovare un modo per arrivarci. Esatto, arrampicandoci qui. Risposta presto avuta, ragazzi. Ne andiamo su. E vediamo un po' pochettino. Ci buttiamo qui. Ecco fatto, adesso posso richiamare il Leviatano. Verremo rispostati fin dove ci serve. Mimir, dove avrà messo il tuo occhio, Dino? Non lo so, mica posso vederci da quell'occhio. Ah, peccato, sarebbe stato utile. Tipo Mrs. Potato, ragazzi. Che le era rimasto l'occhio nella camera di Andy e ci vedeva attraverso. Quello sì che è una gran figata. Va bene, ci arrampicheremo qui, eh? Aggrappati, figliolo, andiamo. Forza. Davvero curiosa. Qua c'è un mega forziere. Lo apro subito. Molto bene. Oh! È sì, lui! È un occhio. Forse dovrei piantarmelo in testa per non perderlo. Direi. Piano, dai, piano. Grazie, fratello. È bello riavere la profondità visiva.
Non pensavo che fosse sto forziere, sinceramente. Cioè, pensavo fosse un normalissimo forziere. Invece, l'occhio che ci serviva era proprio qui. Ecco, questo sì che è un normalissimo forziere. Apriamolo. E quindi, dopo aver fatto anche questa incredibile cosa, ora possiamo decifrare le rune di Nifel. E c'è anche una runa del viaggio. Vuoi partire? No, figliolo, dobbiamo arrivare al benedetto Jotunheim. Io, cioè, sto morendo dalla curiosità di vedere dove ci porta tutto sto benedetto viaggio. Quindi dobbiamo tornare, ragazzi, ovviamente alla camera del viaggio, insomma. Scendiamo da qua, molto più rapido, comodo e veloce. Riprendiamo la nostra barchetta, sempre se la ritrovo. Ok. Mi chiedo come faremo a dire al serpente di riaprire la bocca. Beh, non posso dire di sentirmi di nuovo completo, ma è un miglioramento. Beh, il Bifrost è intatto. Andrà bene. Allora abbiamo tutto. Andiamo verso Jotunheim. Ora nessuno ci fermerà. Esatto, hai mai sentito, ragazzi, L'espressione sfidare la sorte? Nah, non ce la tirare, amico, perché abbiamo avuto una serie di sfighe fino ad ora che, per carità divina, peggio forse non ci poteva andare. Quindi io adesso spero con tutto il cuore che una volta arrivati nella sala del viaggio potremo tranquillamente... Quindi come usciamo? Se arrivare a Jotunheim. Che succede? Che cacchio è stato? Che è cacchio stato? È stato piuttosto terrificante. Che la nostra presenza disturbi la pancia di Jormungand. No. Minchia, la nostra. Qualcosa non va. È successo qualcosa, oddio, ecco qua. Già mi stanno... Che gli succede? Non va bene. Meno male, è finita. Già mi stanno anticipando colpito. Che non sarà Cos'è? Così semplice. Sbrighiamoci. Non posso chi è che ha concordare? Colpito... Cioè... Chi è riuscito a colpire così forte il serpente del mondo? No, regà. Di che stiamo parlando? Tieniti e mantieni l'equilibrio. La barca si muove. Stop e l'ho preso. Ragazzo, no, sto bene, mi ci sto quasi abituando. Ma che gli è successo? Che gli è successo? Siamo stati noi? No. Certo che no, figliolo. Qualcos'altro. Il gigante è morto. Come? Perché il serpente ci ha lasciati qui? Ah, guarda. Oh. Freya. Ciao. Possiamo fidarci di lei, giusto? Finché non ne siamo certi, tieniti a distanza. Il serpente del mondo. Che gli è accaduto? Speravamo lo sapessi tu. Sei lontana da casa. Sto cercando mio figlio. Grazie a voi vedo le cose più chiaramente. Non sai dove si trova? No. Ma tra boschi e campi echeggia il suo nome. Dovrebbe trovarsi qui a Midgard. Da quanto non lo vedi? Da molto tempo. Da prima che tu nascessi. Perché sei così distante da me? Che cosa c'è? È successo qualcosa? Laggiù! Sei stato tu? Lo sapevo che colpendo il gran serpente vi avrei fatto uscire allo scoperto. Avete una qualche idea, una vaga idea, di quanto mi siete costati? Figlio mio.
Madre. Sono qui. Non scappare. Non ne ho nessuna intenzione, madre. Lo so che sei ancora arrabbiato. Lo so che quello che provi non è cambiato, ma io voglio... Che cosa provo? Cosa provo io? Sai, ho passato gli ultimi 100 inverni a immaginarmi questo momento. Ho ripetuto nella mia testa tutto quello che ti avrei voluto dire, ogni parola, perché tu capissi esattamente quello che mi avevi rubato. Ma adesso mi rendo conto che ormai non mi interessa che tu capisca niente. Non ho bisogno di te per niente. No, stanne fuori, Kratos. Non ha niente che... Sulla strada che hai scelto, la vendetta, non troverai la pace. Io lo so. A te io penserò dopo. Prima la famiglia. Non oserai. Non ti è bastato? Oddio di nuovo. Oddio di nuovo. Oh, porca paletta. Questa non me l'aspettavo, ragazzi. Oh! Ma smettere di combattere. Porca paletta, raga. Oh, e dai, Minchia, ma si rigenera. Ma così non ce la farò mai. Aia. Oh. Dai. Ai. Ho detto basta. Troppo. Attento, figliolo. No! Meglio che tu stia lontano, ragazzo. Non sarà un bello spettacolo. Non gli farai del male. No, ragazzo. Come vuoi. No, Atreus. Fermo. No! No! No, Atreus. Tu sanguini. Respira, ragazzo. Respira. Non è il mio sangue. Che? Che sta succedendo? Posso sentire il dolore. Posso sentire tutto quanto. Ora è vulnerabile. Oddio. La cinghia della faretra. Il vischio l'ha ferito. Per Frey era maledetto. Non solo. Sì, mi ricordo. Il cantesimo si è spezzato. Può essere ucciso. Certo, ora ricordo tutto. Adesso ricorda. Freya gliele aveva tolte quelle frecce. Le frecce gliele aveva date Sindri ad Atreus. Erano fatte di quel materiale lì, me lo ricordo. Controlla quella cosa. Non vi schiaccia. Lo farò ragionare. No, donna! Non puoi! Vuole ucciderti! Nessuno può fermarmi! Neanche tu! Dov'è? Da dove viene? Non mi importa.
morta se mi uccide. Io lo proteggerò. No. Non lo lascerò morire. Un movente. Presto sarà tutto finito. Da là. Dove arriva? Oddio. E lei controlla il gigante. È pazzo. Vabbè. Non che prima fosse normale, ragazzi. Mi sento. No. Ok, userò le lame allora. Caparetta. Ah, mannaggia la miseria. Forza, profittiamo, ragazzi. Dai, mannaggia la miseria. Dai. Ma è ovvio, lei è la madre. Normale che lo proteggerà. Normale. Cioè, non sarei aspettata niente di diverso, insomma. Ok. Oddio, mamma mia. Lo adoro. Tutto pazzesco, ragazzi. È tutto incredibile, come sempre. Caccia miseria. Oh. Vieni, bello, vieni. Boom, bitch. Ok. Aia. Altra volta. Minchia. Ci mancava che ci si mettesse di mezzo pure Freya, ragazzi. Porca miseria. Dai. Ma se... cioè, se arrivassimo ad ucciderlo, regà, lei ci ammazzerà. Atreus! Sono quassù, sto bene. Mamma mia, regà. E io sto benissimo. Non mi sono mai sentito così vivo. Ora basta. No, pure questi no, però. Aspetta, oddio. Porca miseria, regà. Allora, devo prima fare quali questi. Le lame del caos ovviamente non servono. Attualmente è di fuoco, ragazzi. Ok. Oddio, mannaggia. Mi mancano pure sti cose a rompere le palle. Ok. Andiamoli ancora addosso. Meraviglia. Capaletta. Dai su, lasciatemi in pace. Cacchio. No. Ok. Dove va? Ti ucciderò! Come ti ucciderò? No! No! Cioè, per lei mi dispiace, ragazzi, alla fine che ha fatto di male, poveraccia. Oddio. Forza! Sta lontano dal mio figlio. Non devi farlo! Là! Fermalo! Ah!
No. Abbastanza. Maledetto. Ok, sì, mi ricordo. Madre. E come... No, raga, cioè ci sta il gigante dietro. Il cadavere del gigante. Controllato da lei. Cioè, no, vabbè. Raga, ma di che parliamo? Atreus! Bastardo! Colpiscilo, figliolo, dai! Una roba assurda, ragazzi. È assurdo. No! Io voglio ringraziarvi. Nemmeno il padre di tutti era riuscito a compiere ciò che avete fatto voi. Non mi ero mai sentito così vivo. Ironico. Cosa? Mo le prenderai. Ma di brutto proprio. Potrei dire lo stesso di te, maledetto pezzo di merda. Ah, siamo in furia di Sparta, ragazzi. Accoppiamolo. Forza, forza, forza. Ok, vai, vai. E niente, mo si arriva alle mani, ragazzi. Mo l'hai voluta. Ma certo, sì, vabbè. È la madre, cioè, continuerò a ripetere. Oh, oh, oh. Che cacchio è, mannaggia a te. Ok. Addosso, addosso, non gli manca molto, ragazzi. Siamo quasi, eh. Forza, forza, forza. Porca miseria, ci siamo. Ci siamo quasi. Cavolo. Non puoi farne a meno, vero madre? Qualsiasi cosa io faccia o dica, non smetterai
Non smetterai di interferire nella mia vita! Io cercavo solo di proteggerti. Volevo... Ho fatto molti errori, lo so. Ma sei libero ora. Hai ottenuto quello che volevi. Cerca di perdonarmi e costruiremo un rapporto nuovo. No. No. Non possiamo. Perché io non ti perdonerò mai. Devi ancora pagare per tutto il tempo che mi hai rubato. Io ho pagato. Io ho pagato. Ma se non c'è altro che ti risarcisca, se vedermi morta risolverà le cose, non ti fermerò. No! No! Lo so. Cosa? No, padre! Ti voglio bene. Io ti... Perché? Che ti importa? Perché non sei andato via? La storia finisce qui. Dobbiamo essere da soli. Piombare ogni dolore, ogni oltraggio inimmaginabile su di te. Ok ragazzi, scusate la pausa, ma purtroppo la Play registra solo clip di un'ora, quindi ho dovuto riavviare la registrazione. Esibirò il tuo freddo corpo a ogni angolo di ogni regno e darò in pasto la tua anima al cane più vile di Hell! Questa è la mia promessa! Ti ha salvato la vita! Mi ha privato di ogni cosa! Di ogni cosa! È assurdo, ragazzi! Tu sei un mostro! Tramanderai la crudeltà e la collera. Non cambierai mai. Allora non mi conosci. Io ti conosco abbastanza. E lui... Ragazzo, ascoltami. Vengo da una città chiamata Sparta. Ho perso l'anima facendo un patto con un dio. Ho ucciso molte persone. Non tutte lo meritavano. Io ho ucciso mio padre. Quello El era tuo padre. È questo il destino degli dèi? Finisce sempre così. Figli che uccidono madri. O padri. No. Noi saremmo gli dèi che scegliamo di essere. Non quelli del passato. Tu non diventerai come me.
Dobbiamo essere migliori. Mi sa che ora siamo noi i cattivi. Ai suoi occhi sì. Lei non avrebbe mai fatto quella scelta. Finiamo questo viaggio finché ne ho la forza. Lo so che salvarla era la cosa giusta da fare, ma alla fine sembrava malvagia. No, avete ucciso suo figlio. Suo figlio. La morte di un figlio è una cosa che un genitore non prende alla leggera. La stava uccidendo! Lei sarebbe morta per farlo vivere. Solo chi ha figli può capire. Ti faresti uccidere da me? Se fosse per salvarti la vita, sì. Non era una scelta facile per nessuno, fratello. Ma sappiamo tutti che hai fatto la cosa giusta. Il mondo è un posto migliore con Freya. Ora datele un po' di tempo, ragazzi. Si riprenderà. Andiamo al Tempio di Tyr, un'ultima volta. Sì, Jotunheim ci attende. Ok, devo riprendere fiato perché non ho quasi respirato fino ad ora, ragazzi. È stato, cioè, una delle cose più belle, più epiche, più coinvolgenti che probabilmente io abbia mai giocato nella mia vita da gamer. Questo gioco è una roba che, mamma mia, ovviamente immaginavo che Freya alla fine avrebbe reagito così, anche se da un lato mi sembra assurdo, ma non posso capirla fino in fondo, ma mi sembra assurdo perché comunque il figlio la stava ammazzando, ragazzi. E nonostante questo, lei sempre da madre considerava il figlio la cosa più bella che potesse avere in questo mondo, nonostante comunque non vedesse il figlio da anni, ragazzi. Nonostante questo, lei amava ancora profondamente suo figlio e alla fine è stata anche disposta a farsi ammazzare da suo figlio pur di saperlo soddisfatto. Ed è una roba, cioè, un po' contorta, ma che forse nella psicologia di un genitore, di una madre soprattutto, magari può anche rientrare, anche se in maniera distorta in questo caso. Cioè, boh ragazzi, io sono senza parole. Sono sconvolta positivamente da ogni cavolo di minuto di questo gioco. Cioè, lo scontro finale con Baldur, con Freya che controllava il corpo del gigante. Cioè, regà, io non ci... Alla fine, cioè, il serpente del mondo che azzanna il gigante. No, vabbè. Una roba indescrivibile tutto ciò. Allora, ragazzi, probabilmente il video di oggi sarà durato un po', ma ovviamente non potevo interrompere nel bel mezzo della battaglia con Baldur. Sarebbe stato follia, assolutamente. Sti momenti bisogna goderseli dall'inizio alla fine. Kratos ha appena detto: torniamo alla camera di Tyr per l'ultima volta. Quindi io non so quanto siamo vicini alla fine. Questo, ragazzi, magari me lo potrete accennare voi nei commenti se il prossimo video sarà l'ultimo su questo gioco. È chiaro che siamo vicinissimi alla fine, ma vi anticipo già da adesso, ragazzi, che sì. Una volta finito questo God of War, incomincerò direttamente Ragnarok. Perché sì, cioè, non c'è neanche da spiegare il motivo. Cioè, no, vuoi cambiare? No. Finito questo, iniziamo subito Ragnarok, come abbiamo fatto con The Last of Us, ragazzi. Questi giochi vanno, cioè, visto che noi ne abbiamo la possibilità, vanno goduti uno dopo l'altro. Assolutamente non mi voglio perdere l'emozione che ho provato giocando questo gioco. La voglio tenere viva, bella viva, per poter giocare Ragnarok, ragazzi. Assolutamente. Come sempre, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Un bacione a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!